Ciao, sono Giusy. Sono nata in una famiglia di maschi, in un paese di maschi. Vicino a casa nostra c'era un falegname e il mio sogno da grande era fare il falegname. Oggi invece faccio il direttore marketing in una multinazionale di cosmetici. I cosmetici, si sa, sono qualcosa che usano le donne, i rossetti li mettono le donne, ma nessuno pensa che i rossetti li deve pur far qualcuno. E noi, per esempio, possiamo raccontarvi la storia di una fabbrica, di un sito produttivo in cui tutti i prodotti vengono pensati, provati, creati e prodotti da donne. Siamo abituati a pensare che chi dirige uno stabilimento o chi sviluppa una formula o chi dirige una linea di produzione è un uomo, o se è una donna ci è arrivata perché c'è una quota rosa o c'è una divisione dei ruoli a prescindere dal talento. Invece il segreto è dare la priorità al talento e non al gender. E questo è quello che succede nel nostro stabilimento di Monaco, di Lancaster, in cui sono le donne, grazie al loro talento, alla loro capacità, alla loro tecnica, al loro metodo, che vincono se sono veramente di talento. Ciao, sono Luisa, lavoro in Coty, una multinazionale della cosmetica. Noi lavoriamo per la bellezza e abbiamo uno scopo in azienda che è quello di valorizzare la diversità della bellezza di tutte le persone. Per noi le persone sono sia donne che uomini, ognuno è bello a modo suo e noi vogliamo appunto celebrare tutte queste differenze, cioè aiutare attraverso i nostri prodotti ogni persona, uomo o donna, a esprimere la propria bellezza, il proprio modo di essere e così attraverso i nostri prodotti e attraverso quello che facciamo, aiutare tutte le persone a sentirsi bene con se stesse.